tra un erompere di insondabili profondità e uno spalancarsi verso remoti orizzonti di mare, tra sinuosi presagi di sensualità veneta e solenni promesse di asprezze celtiche, la montagna del Friuli occidentale cela un universo di irripetibile creatività. Mondo Alpino. Mondo Prealpino. Mondo Collinare. Mondo Verticale, che si erge improvviso da una pianura estrema. Ora lande magre e desertiche. Ora una verde vitalità di giovani acque. Natura allo stato puro, che stempera le sue inquietudini carsiche in rarefatti silenzi di pietra. In una vasta area del nord-est d'Italia, tra l'alto corso dell'Ivenza e il medio corso del Tagliamento, l'acqua che scaturisce dalle Prealpi Carniche è da millenni l'invincibile protagonista di un paesaggio unico. Qui la composizione calcarea dei terreni ha favorito imponenti fenomeni di erosione e limpidi nastri splendenti segnano profondi solchi vallivi, moltiplicando trasparenze. Il miracolo liquido si annuncia a occidente, dove l'ampio catino del Cansiglio filtra le intense acque piovane nei segreti percorsi di un immenso bacino sotterraneo. Dopo 1000 metri di dislivello, l'acqua sfocia con straordinaria portata ai piedi della montagna. È così che nasce la Livenza, emblematico fiume di risorgiva alimentato dalle sorgenti abissali del Gorgazzo e da quelle copiose della Santissima, in un sito di metamorfosi abitato dalla preistoria. Verso est, oltre il gruppo del Cavallo e a valle della conca di Barcis, l'acqua scolpisce il più impressionante monumento naturale del Friuli occidentale. Con i suoi 8 chilometri di lunghezza, la selvaggia Forra del Cellina è tra i più grandi canyon dell'arco alpino. Drammatico preludio alla morfologia delle valli che marcano come ferite questo tormentato territorio. La Val Colvera, con la vecchia strada abbandonata che accompagnava i borghi gioiello di Poffabro e Frisanco. E gli antichi sentieri che sfiorano le fantastiche cavità dei Landri. La Val Tramontina, con i profondi canali del Meduna e del Silisia,
che alimentano i laghi artificiali di Redona, di Caselva, di Cazul, introducendo alle più pure solitudini delle Dolomiti friulane. L'orrido della Val Cosa, impressionante frattura che segna un surreale paesaggio di ombre, di luci, di scorci fragorosi. La schiva Val d'Arzino, con le sue lame di smeraldo strette tra bianche pareti di calcare. Uno scorrere nervoso di acque che si placa a oriente nel vasto alveo a canali intrecciati del Tagliamento, il grande fiume che segna il confine con il Friuli centrale. Più a sud, il deserto dei Magredi si svela come uno scrigno a cielo aperto di endemismi floristici e di rarità botaniche. Qui, l'enorme riserva idrica, convogliata sotto i greti aridi che si spalancano dalle valli montane, riemerge in una linea di risorgive senza eguali in Europa. La natura imprevedibile della montagna del Friuli occidentale si manifesta in superficie con improvvise esplosioni verdi. Ai confini con il Veneto, la foresta del Cansiglio, terra mitica dei cimbri e bosco d'aremi della Serenissima, accoglie imponenti faggi colonnari sulle alture orientali. Incastonata in una piana tra il Monte Cavallo e le austere pareti del Col Nudo, la foresta del Prescudin è una riserva naturale al centro di un prezioso ecosistema. Dominante la Val d'Arzino, la foresta Ceconi addensa ombre e suggestioni nordiche che si dissolvono nella luminosa apparizione di un inatteso castello neogotico. Ovunque, infinite gradazioni verdi disegnano le geometrie della pedemontana. Dagli uliveti di Caneva, ai frutteti di San Floriano, ai fitti boschi collinari di castagni, dove si insinuano con tenacia pregiati vitigni autoctoni. Un mondo vegetale che nei suoi 2700 metri di dislivello accoglie tutte le principali specie arboree della fascia temperata, concedendo intensi spettacoli stagionali. Un mondo di squarci inattesi, di radure pensili, di paesi balcone affacciati sulla pianura. Un mondo che regala vedute come visioni, larghi maestosi che accompagnano lo sguardo verso i remoti bagliori della laguna di Venezia.
Oltre, la montagna del Friuli occidentale si eleva nei regni silenziosi dei pascoli e della neve, lungo gli invisibili sentieri di quelle solitudini parlanti che affollano le storie dell'alpinista, scultore e scrittore Mauro Corona. Alpi profonde, Alpi remote, che racchiudono ambienti incontaminati, dove le voci del bosco si disperdono tra le distese dei mughi prima di infrangersi su severi bastioni di roccia. Paesaggi ricamati da una flora rara, già apprezzata e ricercata dai botanici alpinisti del lontano Settecento. Territori popolati da una ricca fauna selvatica, marmotte, camosci, stambecchi e quelle aquile che ancora nidificano nella dura intimità delle ultime valli. Qui la bellezza si esprime nella forma incerta del conflitto primordiale che crea sculture e frantuma paesaggi. Dai metafisici fogli di pietra dei libri di San Daniele al caos di rocce del monte Chavach, che racconta i titanici sconvolgimenti di una frattura della crosta terrestre. Dal gesto di liberatoria ascesa del monte Duranno alle quinte sfrangiate dei Monfalconi e degli Spalti di Toro, che evocano le cattedrali dolomitiche di Dino Buzzati. Terra mitica, calpestata fin dai tempi remoti dagli esseri viventi, come testimoniano le impronte di Dinosauro di Casera Casavento. Terra dove l'incontro con la natura selvaggia delle Dolomiti friulane riserva esperienze di escursionismo che sconfinano nell'esplorazione. E può capitare, come capitò un secolo fa all'alpinista Napoleone Cozzi, di avvicinarsi alla simbolica sentinella della Val Montanaia, all'elegante campanile, e di sentirlo ancora, nel profondo silenzio, l'urlo pietrificato di un dannato. Ai margini di un impietoso mondo verticale, attratta dai rapidi cambiamenti e dalle comode tentazioni della vicina pianura, decimata da secoli di miseria e di emigrazione, la civiltà della montagna del Friuli occidentale perpetua i suoi riti ancestrali intorno ai suoi luoghi simbolo: le chiese, le osterie, i fogolars. I luoghi tramandano lingua, memoria, sentimenti. La terra ha il volto di mia madre, ricordava la poetessa Novella Cantarutti, che scrive nella parlata friulana di Navarons. Culture vissute in eroico isolamento compongono un mosaico di microcosmi architettonici, un variare di stili che esprime un variare di necessità. Non solo i celebrati paesi della Val Colvera come Frisanco o come Poffabro, eletto tra i borghi più belli d'Italia. Anche la ripida Erto, con la sua trama di vicoli paralleli. Il nido d'aquila di Casso, con i suoi rudi palazzi stretti intorno ad angusti passaggi. Andreis, con i ritmici ballatoi esposti al benefico sole di meridione. I villaggi di mille borgate, disperse nei boschi, nelle vallate, sui fianchi impervi delle montagne. Le case barciane e clautane, dalle eleganti architetture a portico e loggia. I castelli fortificati, che testimoniano una cultura feudale che ha radici nel lontano Medioevo. Le cente rurali della pedemontana raccolte intorno ai campanili con funzione difensiva. Storie di legno e di pietra, costruite con precisa sensibilità. Storie che toccano le malghe e le terre magre, dove case di sasso ancora accompagnano le strade.
un patrimonio compreso e valorizzato, eppure in continua lotta contro la propria estinzione, come ammoniscono i borghi fantasma della Val Tramontina e della Val d'Arzino. Più a valle, verso la pianura, nuovi segni punteggiano il paesaggio e preludono a una cultura urbana che risente degli influssi della Serenissima. Così Maniago si concede agli ariosi spazi di Piazza Italia, la più vasta del Friuli occidentale. E così Polcenigo dispiega un gusto veneziano della vita nelle sue ombrose dimore rinascimentali e barocche, accarezzate dall'acqua. A est, sentore di città e frusci di commerci attraversano la nobile Spilimbergo, castrum dei conti carinziani Spengenberg, a controllo dei guadi sul Tagliamento. Oggi, sorprendente antologia di romanico, di gotico, di rinascimento. Impegnato da millenni nella difficile arte della sopravvivenza, l'uomo della montagna del Friuli occidentale ha lasciato di sé remote testimonianze. Tracce della preistoria riemergono dalla suggestiva oscurità della Grotta Verde di Pradis, dalle anse fluviali del Palù di Livenza, dalla necropoli di Montereale Valcellina, estrema periferia del mondo paleoveneto. A Tesis, nel pieno silenzio dei Magredi, l'antiquarium accoglie reperti che spaziano dall'età del bronzo all'epoca romana all'alto medioevo. In queste terre la storia non si è mai fermata e, illuminata da momenti di arte intensa, è arrivata alle soglie di quelle parrocchiali e chiese votive che celano un meraviglioso rinascimento. Gianfrancesco da Tolmezzo compone con decisione nordica pagine di commovente umanità. Il Pordenone, Pictor Modernus, placa la sua energica maniera in raccolte scene di delicatezza friulana. Il Calderari e Pomponio Amalteo, allievi del Pordenone, proseguono un linguaggio pittorico che tocca l'essenza del vero. Un talento che attraversa il tempo e viene ereditato da artisti moderni come Vittorio Cadel e Giandomenico Facchina, protagonista con i suoi mosaici della Belle Époque parigina. Una capacità diffusa testimoniata da generazioni di scalpellini, discendenti del ticinese Antonio Pilacorte, e destinati a diventare artisti senza frontiere, come il medonese Luigi Del Bianco, capo scultore al Mount Rushmore National Memorial, South Dakota. Ancora oggi, la ricercata maestria dell'Homo Faber di questa parte del Friuli si confronta con gli elementi di questa terra essenziale: l'acqua, la pietra, il legno. L'acqua dei mulini e dei magli, fonte di lavoro e di sviluppo, con l'antica tradizione fabbrile di Maniago, che affonda le sue radici nel Medioevo e si rinnova in un moderno distretto della coltelleria. La pietra dei Greti trasformata in preziosi mosaici dagli artigiani di Sequals, di Fanna, di Cavasso Nuovo, con tecniche tramandate nella celebre scuola di Spilimbergo.
il legno di una semplice quotidianità e della grande arte che rivive nei piccoli laboratori dove si creano autentici capolavori. E si continua a sfidare la materia, ogni giorno. Qui lo spirito della sfida è nel DNA degli uomini e delle donne. Qui, nel Cinquecento, l'umile mugnaio Menocchio di Montereale Valcellina ha voluto cercare le cose alte et che no sapeva e ha sfidato con una sua visionaria eresia la versione ufficiale del mondo. Qui, nel Risorgimento friulano del 1863, una cinquantina di uomini di Navarons hanno incitato le popolazioni locali a insorgere contro gli austriaci. Qui è nato Primo Carnera, la montagna che cammina, capace di vincere in America il titolo mondiale dei pesi massimi e di affrontare con generosa dignità il viale in salita del tramonto. Qui si ingaggia da sempre un'epica lotta con una natura impervia, culminata nelle grandi opere di ingegneria di uno straordinario Novecento. Dopo secoli di isolamento, nel 1906 si completa l'ardita strada della Valcellina, che affianca la realizzazione dei primi impianti idroelettrici sul torrente Cellina, la vecchia diga, le condotte forzate e la centrale di Malnisio, protagonista di sentite pagine di Claudio Magris e perfetto esempio di archeologia industriale, oggi sede di museo e dell'immaginario scientifico. Più di mezzo secolo dopo, si inaugura a nord la diga del Vajont, ignorando le voci insistenti del Monte Toc, il Monte Marcio. La sfida ha dimenticato le regole del gioco. Il 9 ottobre 1963, alle 22:39, 270 milioni di metri cubi di rocce cancellano una civiltà. Oggi, quella che è stata la più alta diga d'arco del mondo è il monumento di una tragedia che impone un profondo ripensamento del rapporto tra l'uomo e la natura. Il 26 giugno 2009, 46 anni dopo il disastro del Vajont, l'UNESCO proclama le Dolomiti Patrimonio Mondiale dell'Umanità, includendo nell'area anche il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. 37.000 ettari di wilderness senza confronti in Italia, che costituisce il cuore ecologico della montagna del Friuli occidentale. Una palestra di piena immersione nella natura, capace di regalare esperienze himalayane ed emozioni polari, dove vasti spazi incontaminati si aprono alle interpretazioni più creative di un turismo sostenibile. Dall'escursionismo naturalistico a quello didattico, con una rete di centri visita che consentono un approccio interattivo alla biodiversità di questo territorio. Dall'alpinismo, con cime classiche che richiamano appassionati da tutto il mondo, alle infinite possibilità di trekking offerte da una fitta rete di sentieri. Dal canyoning alla discesa in canoa, lungo torrenti di ammaliante bellezza. Intorno a questa gemma si sta sviluppando una rete di poli specializzati che concentrano servizi turistici e sportivi,
luoghi ideali per il soggiorno e perfetti per un rispettoso accesso ai grandi polmoni verdi del Friuli occidentale. Barcis, caratteristico borgo adagiato sulle rive del lago Aprilis, che specchia sulle acque turchesi un avvolgente scenario di boschi e di cime. Tramonti di sotto e di sopra, con campeggi attrezzati lungo il Meduna, con il lago di Redona e scorci alpestri che incombono sulle case rurali. Clout e Cimolais, centri frequentati dagli sportivi, da cui si inoltrano le valli più affascinanti e remote del parco naturale delle Dolomiti Friulane. Piancavallo, rinomata stazione turistica a pochi chilometri dalla pianura e dalle grandi strade di comunicazione. Collocata su un altopiano carsico punteggiato di malghe, tra la foresta del Cansiglio e la pittoresca Valcellina, si è affermata tra le principali stazioni sciistiche delle Alpi orientali, accogliendo manifestazioni agonistiche di livello internazionale. Al crescente richiamo di questo territorio fa da riscontro la valorizzazione di tradizioni enogastronomiche riscoperte da piccoli produttori locali. Carni macinate e affumicate come la pitina, la peta e la petuccia. Prodotti caseari di nicchia come l'asino e il formai dal cit. Ortaggi, frutti di bosco e quei funghi meravigliosamente interpretati da chef locali affermati nel mondo. Ovunque, sapori friulani con note di cucina veneta, riproposti con passione nei ristoranti, negli agriturismi, nelle osterie, spesso in luoghi di intensa suggestione. Un piacere accompagnato dai rari vini autoctoni di Castelnuovo del Friuli e da acque di straordinaria qualità che ancora scaturiscono da antiche fonti apprezzate da secoli per le virtù terapeutiche. Sensazioni autentiche che ispirano ritorni. I fili smeraldi che legavano le aspre valli prealpine del Friuli occidentale al mondo, gli antichi sentieri dell'emigrazione stagionale e delle sedonere, sono oggi ripercorsi, in senso contrario, dai molti amanti di questa montagna dura e pura.